Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz, ben ritrovati come di consueto alla rubrica Caffè e Mercati. Un saluto come sempre da Riccardo Zago, un buon inizio di settimana a tutti quanti. Andiamo subito sul sito per vedere gli appuntamenti della giornata e poi andiamo ad aggiornare un po' di strumenti. Parleremo di sterlina, parleremo anche di Bitcoin e degli indici azionari. Andiamo prima però sul sito, prima di andare sulla piattaforma di Kimura. Eccoci qui, andiamo nella sezione appuntamenti perché come ogni lunedì vi ricordo che c'è il webinar del lunedì, evento gratuito, aperto a tutti. Inizia alle ore 18, per chi invece non può partecipare in diretta potete iscrivervi comunque perché vi verrà inviata la registrazione. Benissimo, andiamo ora sulla piattaforma del broker Kimura, eccoci qui, iniziamo a parlare velocemente della sterlina, siamo su GBP USD time frame giornaliero. Come vedete la resistenza che avevamo individuato in area 1.36.75, 1.36.60 ha funzionato molto molto bene, resistenza molto importante anche a livello settimanale, molto interessante questa linea blu che non è disegnata, non è stata disegnata da me, ma dall'indicatore Range Indicator, proprietario di investire.biz, che individua i supporti e le resistenze più interessanti. Ora, che fare? Sono comunque rialzista su questo cambio valutario, a mio avviso la sterlina può apprezzarsi nel medio termine, attendiamo però il raggiungimento del livello di 1.35 per vedere poi se i prezzi da qui rimbalzano o meno. Quindi impostiamo un bel alert a 1.35 e attendiamo. GBPAUD, molto interessante questo grafico, abbiamo chiuso la posizione venerdì in quanto si stava avvicinando il weekend, non volevamo tenere aperto questo trade. Al momento ci troviamo sempre al di sotto di questa zona resistenziale ed è per questo motivo che abbiamo aperto una piccola posizione al ribasso con primo obiettivo zona 1.74.50. La rottura invece della zona di 1.77 in chiusura daily potrebbe portare a nuovi rialzi, allora di conseguenza andremo a chiudere il trade. Euro GBP molto bene invece, che continua a salire, anche questo l'abbiamo chiuso venerdì. In ogni caso c'è stato questo cambio di tendenza, siamo su un time frame a 4 ore, c'è stato un cambio di tendenza, i prezzi sono saliti, non hanno ancora raggiunto la resistenza che a mio avviso è la più importante in area 0.8940, però c'è stato quindi un rimbalzo. La sterlina sta prendendo fiato, ma penso che nel medio periodo, insomma nel prossimo periodo, i prezzi possano continuare a scendere come detto prima e la sterlina quindi ad apprezzarsi. Abbiamo portato a casa un po' di profitto, non abbiamo preso tutto questo rialzo, ma comunque l'operazione è andata bene. Come vediamo qui sul time frame H1 possiamo sfruttare il prossimo ritracciamento per entrare al rialzo, un livello interessante 0.89 e 0.5. Continuiamo, dobbiamo vedere assolutamente Bitcoin perché sta testando 8. Innanzitutto ho disegnato, siamo sul time frame orario di Bitcoin. Ho disegnato alcuni livelli che a mio avviso sono molto importanti, abbiamo preso un piccolo short nella giornata di venerdì, uno short intraday, vediamo se adesso possiamo sfruttare altre occasioni. Siamo esattamente sulla zona che in precedenza funzionava da supporto e ora quindi potrebbe funzionare da resistenza. Facciamo quindi molta attenzione, qui in area 36.400 i prezzi potrebbero scendere e andare a testare nuovamente la zona dei 35.000 dollari. Mentre una rottura al rialzo di questa resistenza porterà, a mio avviso, a ulteriori rialzi fino a raggiungere i massimi precedenti. All'interno del gruppo Traders Club, quando sarà il momento, segnalerò la mia operatività. Io sono più per uno short che per un long, almeno per il momento. Parliamo infine di indici. Ci soffermiamo un attimo sul Nasdaq 100, stiamo seguendo sempre la solita zona supportiva, c'è stato un bel ribasso venerdì, aspettiamo un ulteriore ribasso in area 12.600 per entrare long con obiettivo i massimi precedenti in area 13.100. Con questo direi che ho concluso, abbiamo molte altre cose da vedere, non mi dilungo oltre, infatti io vi aspetto questa sera al webinar del lunedì delle ore 18, mi accompagna Luca Discacciati.
Con questo ho concluso, buona giornata e buon trading a tutti.